Porca paletta, è quello che diavolo è. Ma non c'è niente qua dietro. Porca paletta. Popolo dei Goonies e gente Urbex, pensavate di passare un Halloween tranquillo? Mi spiace, ma vi sbagliavate, perché il vostro capitano, insieme al fotografo più promettente di tutta l'Urbex italiana, hanno intenzione di rovinarvi la festa. Dopo aver scalato il monte Everest, forse siamo arrivati. Roba da matti. Questo può essere un piccolo indizio. Ci siamo, ragazzi. Intanto guardatevi la struttura esterna, non sarà facile entrare perché è tutto sbarrato, tutto. Adesso cerchiamo di fare un altro giro e aspetta un attimo. Buona notizia è che ovviamente siamo riusciti ad entrare. Preparatevi, indossate le cuffie perché ci sarà da divertirci. Siamo tornati al manicomio.
manicomi. Anche questo fu costruito intorno alla fine dell'Ottocento. Non vi dirò il nome, anche se molti probabilmente lo riconosceranno. Attivo fino alla ormai famosa legge Basaglia. Arrivò a radunare quasi 1500 pazienti, molti dei quali comunque furono trasferiti in un altro manicomio che vi abbiamo già fatto vedere. Della struttura si potrà visitare solo la parte principale, perché gli altri padiglioni sono stati recuperati e adibiti ad altro. Gli ambienti si presentano molto spogli, come al solito è molto difficile capire le varie stanze che funzioni avessero. Vedete che è molto molto creepy. C'è un motore, gli sali sotterranei e qua c'è un montacarichi. A differenza di altri manicomi che abbiamo visto, almeno per quanto riguarda la parte sotto, è molto spoglio. Queste devono essere le cucine o la lavanderia. Vedi i lavandini? Sì, questa era la lavanderia, ragazzi. Ci sono ancora i cassettoni per asciugare i vestiti. Stupendo. Facciamo tutto un giro di quest'ala sotto e poi proviamo ad andare ai piani superiori. Nonostante sia solo il padiglione principale, è comunque immenso e non sarà impossibile perdersi. Ci saranno un centinaio di stanze, se non di più. C'è arrivato un albero qua, non lo so. Qua. Qui ci sono delle porte chiuse. Sostanzialmente il primo piano. Prima eravamo nei locali di servizio. Madò, che storia. Massa, facciamo un po' qua. Che storia. Guardatevi che salone.
questo lato. Niente, ha chiuso. Vedete che anche nel piano di sopra ormai di mobilia non c'è praticamente più niente. Sono tutti stanzoni vuoti, molto scenici. Queste erano le stanze dei pazienti però già, Guarda qua. Queste erano già stanze dei pazienti. Secondo me erano già stanze dei pazienti. Sì. Vedi che erano uguali. Piccoline, l'unica cosa è che c'è il calorifero che non è protetto. Quindi probabilmente non erano pazienti agitati. Ma che spettacolo. Qui ogni padiglione ha un colore diverso. Quello era azzurro e questo è verde. Guardate che bello! Porca paletta, quello che diavolo è? Ma non c'è niente qua dietro. Porca paletta. Porca paletta, quello che diavolo è? Ma non c'è niente qua dietro. Porca paletta. Ma di che cosa stiamo parlando? Anche se non c'è mobilio, vi assicuro che è veramente, veramente uno spettacolo. Tra l'altro, amici miei, abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo trovare Côte d'Or. Questa è la parte speculare all'altra. Vieni qua, Massi. Che cacchio ci fa un cesso in mezzo a una stanza così? Guardate che bagno. Questo è un cesso presidenziale. Cesso, lavandino. 65 metri quadri di area. Questo giallo, qui abbiamo cambiato colore, siamo al giallo. Guardate che stanzoni enormi. Quanto sarà? 60 metri quadri. Impressionante. Ve la faccio vedere senza luci, com'è inquietante. E
poi qua abbiamo i classici bagni con la vasca aperta, vedete, dove lavavano i pazienti. Con un altro mega stanzone. Qui abbiamo i soliti messaggi. Dead inside. Questo è il classico armadio a muro. Massi, lavandini distrutti, questo non so cosa fosse, fosse l'estintore. Queste secondo me erano già stanze dei pazienti. Madonna, che spavento! Storia da brivido. Guardatevi la scritta, se riesco a farvela leggere. Sta porta, cosa ho scritto? Alloggio medico di guardia. Guardate. I vecchi cassettoni. Solita vasca da manicomio. E qua i cessi erano tutti aperti. Guardate, qualcosa per la carta igienica e lo sciacquone. Guarda lo sciacquone a 1 chilometro di altezza. Se c'erano problemi là, voglio vedere ad andarci. Siamo nel punto più bello di tutto il manicomio, del punto dove gli esperti potranno riconoscerlo. Guardate che spettacolo! Carichi, avete visto che ingresso, dopo ci ripassiamo e quasi continua. Vedete che le porte ormai sono completamente sfogliate dal passare del tempo. Questi sono tutti i bagni, sono sempre molto speculari questi edifici così vecchi. Più sono grandi, più sono uguali un'ala con l'altra. Ma sono impressionanti le porte, sono veramente da film horror. Poi sono altissime. Sostanzialmente uguale a prima.
stanzoni come quello che vi ho fatto vedere prima, e da questa parte i bagni. Bagni. Tutte anche ste foglie che ci sono dentro fanno una certa scena. Come al solito qua chissà quanta sofferenza è impregnata in queste mura. Questi erano tutti i bagni, la parte laterale erano bagni. Vedete? Un po' più grandi, un po' più piccoli, ma erano comunque tutti bagni. No, questi ambienti sono veramente un altro mondo. Adesso ve ne faccio vedere uno ancora più bello. Là mi sa che erano le stanze, adesso andiamo a vederle. Queste colonne, questi corridoi, veramente impressionante. Queste pizze, veramente impressionante. C'è una macchina lì, occhio che c'è una macchina proprio qua fuori. Che storia, eccolo qua il corvo, eccolo qua il corvo. Con questo adesso dovreste capire dove siamo. Ogni speranza, voi che entrate, questi sono i 5 Goonies. Sì, qui siamo all'ultimo piano, abbiamo tanta luce. Sì, sì. E se tanto mi dà tanto, vedete, sembra un film già visto. Qua andiamo sulla terrazza. Oh oh oh, missione per il capitano. Oh oh oh. Andiamo avanti, andiamo avanti. Dopo pensiamo alla missione. Peccato che siano ambienti molto spogli, non c'è più granché. Vedete, però sono tutti identici. La struttura del posto è ottocentesca, vale il prezzo del biglietto. Qui c'è più luce, riuscite a vedere ancora meglio. Forse è una delle stanze di questo tipo che rende meglio, perché è molto luminoso qua sopra. Anche ste colonne. Qui risalta ancora di più perché adesso c'è un sacco di luce e quindi riuscite a percepire molto bene tutti gli ambienti che prima erano molto bui. Guardate che spreco.
fare anche questa colata di muffa. Che finestroni. È proprio da ospedale. Terrazza, ragazzi. Qua ci venivano gli infermieri a fumare le sigarette. Qua lo doveva mangiare il panino. Mi sto dando un po' troppi indizi però, per i miei gusti. Però motore di qualche Madonna. Questo è il motore dell'ascensore. Ma qua sopra. Saremo a 200 metri di salto. Qui ci venivano a stendere il bucato e avevamo fatto queste reti protettive antisuicidio. Qua siamo all'ultimo piano. Queste sono le stanzioni dei pazienti, sono camere più grandi, qua sicuramente non erano pazienti agitati, sicuramente, di sicuro non c'è niente, però a giudicare dalla stanza ce ne stavano almeno un paio con i bagni vicini, dove c'era lavandino e gabinetto, e queste sono tutte così. Stanzone, qua ce ne stavano anche 4 di pazienti e qua anche un po' di più. Comunque sicuramente queste erano le camere pazienti. Se mi se si sono sbizzarriti gli street artist. Hanno bruciato. Questa vasca piccolina in mezzo al nulla. Questi corridoi super creepy. Ma hanno bruciato. Non escludo che fosse il reparto bambini, a giudicare dalle dimensioni della vasca. Lì c'è ancora la doccia col doccino e i lavandini. Ma che colori che ha qua dentro? Guardatevi sta stanza, a parte i cretini che ti scrivono le cagavolate. Qui ritorniamo alla scalinata principale, che forse è il pezzo forte di questo posto. Veramente un'opera d'arte. Non si capisce come mai sia stata lasciata così alla mercé del tempo. E adesso piano piano ci rincamminiamo verso l'uscita.
Guardate, qua c'è ancora qualche piccolo dettaglio dei soffitti con questi lampadari vecchissimi e la decorazione del lampadario che è venuta giù. Ma vi prego di notare anche i pavimenti marmo. E poi dalla finestra si poteva assaporare la libertà. Un ultimo sguardo alla struttura. Che si è fatta una certa ed è ora di rientrare. Signore e signori, questi sono i 5 Goonies. Buon Halloween! Dei rifugi. Qui c'è un'altra palazzina, vedi? Sembra che finisca. No, no, no. Oggi no, la sinistra là. È possibile. Che troia aperto. Guardate che storia. Cosa abbiamo trovato mentre ce ne stavamo andando? Prova a illuminare qua. Sì, adesso andiamo, facciamo un pezzettino anche di lì. Queste sono centinaia di suole di scarpe. Ci volevano gli stivali. Non ho idea di che posto sia, ma tutta l'aria di essere una miniera. Ce lo teniamo per la prossima esplorazione.